Ciao! Brutto raffreddore, Zio, ho il naso chiuso. Stasera Squaletto mi ha invitato a cena, ma dovrò disdire. tranquilla, ho io la soluzione. Wow, Simona, funziona! Cenetta con Squaletto, arrivo! Ciao a tutti amici! Sarebbe bello, vero, se ci fosse un rimedio così miracoloso, eh? Lo sapete meglio di me, le cure miracolose non esistono, ma gli oli essenziali sì! E oggi vediamo i tre rimedi con oli essenziali più potenti da usare quando siamo raffreddati, con il naso chiuso, tappato, ostruito. In tanti mi chiedete spesso quali sono i migliori oli essenziali e come usarli, ma voglio chiedervi io una cosa prima. Sapete quanti benefici hanno gli oli essenziali? Sì, certo, io li conosco tutti. Beh, tutti non li so nemmeno io e non li sa nemmeno la scienza. Ma va? Certo, degli oli essenziali vengono scoperti continuamente nuovi benefici e nuove applicazioni sempre più utili. E se ho il naso intasato? Il naso intasato è molto fastidioso. Sapete cosa succede quando non respiriamo dal naso? L'aria non viene filtrata come dovrebbe e quindi possono entrare nel sistema virus, batteri, polvere, agenti inquinanti. Non va bene. Inoltre, se il naso è tappato, si può accumulare muco nei seni paranasali e questo porta a sinusite, infiammazione, mal di testa. Ho risolto nel mio lavoro di naturopata dei mal di testa che sembravano irrisolvibili, semplicemente liberando le vie nasali e facendo uscire tutto il muco accumulato che premeva, infiammava e causava dolore. Incredibile! E come hai fatto? Facile! Vai col naso libero e con gli oli essenziali. Vediamo le slide. Ma prima, questo è il momento di mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E adesso ecco i migliori tre oli essenziali per le vie respiratorie. E cosa devo fare? Li metto come goccine nel naso? No, no, per carità, attenzione! Mai utilizzare gli oli essenziali puri sulla pelle, sulle mucose poi! Altro che liberare il naso! Viene un bruciore pazzesco, un naso così! Ora vi faccio vedere, ma prima, per vedere tanti altri tutorial e ricette di salute naturale, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così! E attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Allora, porto a ebollizione 2 tazze di acqua, spengo e metto il pentolino sul tavolo. Preparo un asciugamano a parte e nel frattempo metto 5 gocce in tutto di oli essenziali, 2 gocce di pino, 2 gocce di eucalipto e una goccia di timo, non di più perché è molto potente. Poi copro la testa e il pentolino con l'asciugamano mano e respiro possibilmente con il naso per 4-5 minuti. Ogni tanto faccio passare un po' d'aria fresca, altrimenti alla fine mi ritrovo la faccia come quella di un gambero bollito. E non è il caso. Ma è una cosa complicatissima. Guarda che è facilissimo. Ci vogliono poco più di 5 minuti in tutto. Se non avete 5 minuti per la vostra salute, allora dovreste curare altro che le vie respiratorie. In effetti, dovrei proprio organizzarmi per la mia salute. In tanti conoscono questi tre oli essenziali, ma non tutti conoscono il segreto per farli funzionare veramente e ottenere subito questi quattro benefici
benefici importantissimi. Uno, pulire le vie respiratorie, per esempio quando respiriamo tanto smog in città. Due, prevenire le malattie da raffreddamento. Tre, sbloccare le vie respiratorie se sono chiuse o intasate. Quattro, rimuovere i ristagni che danno disturbi cronici. Il segreto è presto detto, bisogna seguire questo sistema naturale con una cadenza diversa a seconda dei casi. La natura ci dà gli strumenti per stare bene in modo naturale e senza effetti collaterali. Usiamoli a nostro vantaggio, visto che molte altre cose della nostra società sono così chimiche e innaturali e il loro scopo non è certo quello di farci stare bene. Condividete il video, fate circolare il profumo degli oli essenziali e diventate anche voi portatori sani di salute naturale, come me. Per oggi è tutto, ci vediamo presto, sempre qui sul canale, nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Funziona! Mi dispiace, io non ci posso fare nulla, sennò mi ammalo. Aspetta, mi viene da ridere.